bella, romantica. Potete ammirare quei quadri, ogni quadro è un messaggio di vita, vita gaia, serena, di bellezza, dove la donna è il simbolo, la donna in quanto donna, perché no, in quanto madre e in quanto moglie, in tutti i suoi aspetti della vita. Ecco Mario, Mario Guarino, l'artista, l'artista romantico. E attraverso quei simboli, ogni quadro, voi vedete i fiori, le foglie, i fondi, i personaggi, e sono quei simboli che trascinano la persona nel guardare l'arte alle cose della vita vivente, della natura, della vita di ognuno di noi. Quei messaggi che rimangono nel cuore, ti colpiscono, e quella è l'arte. Insieme al messaggio, ecco il discorso romantico della pittura di Mario Guarino. È un pittore che io conosco da moltissimi anni, e come me tanti suoi colleghi che sono qui vicini, se mi metto a fare i nomi sono diversi, poi sbaglio, mi dico, ma qui c'è l'Armanna, che per carità, io non ce ne avevo bene, noi siamo stati vicini a lui, abbiamo visto qual è stato lo sviluppo della sua pittura. Una pittura riconosciuta in tutto il mondo, e comunque io sono stato con lui, perché poi, essendo un amico, non posso, no, mi sento non obbligato, mi sento proprio trascinato da questa forza naturale che lui ha sempre dimostrato, e ovunque siamo andati, in America, New York, Zurigo, Losanna, Parigi, in tutta l'Europa, ebbene, ha avuto sempre un riconoscimento encomiabile, un riconoscimento a tutti i livelli, non soltanto a livello artistico ma anche a livello sociale. Le persone che chiaramente vedevano in ogni arte, in ogni quadro, quel messaggio che ti trascina, e sono unicongettuali, dicevano gli americani. Piace mai, perché è unicongettuale. Attraverso un quadro c'è tutto un libro da scoprire. E questo è il nostro Mario Guarino. E qui con noi un applauso merita, perché non possiamo sbagliare. Un ringraziamento va anche alla Presidente della Commissione della Cultura della Zona 6, la Rita Barbieri, che dovrebbe arrivare, ma oggi, come molti sanno, Milano è bloccata per l'evento euroasiatico, e quindi abbiamo delle presenze un po' in ritardo. Ma ho visto il consigliere di zona Giovanni Esposito, che era qui insieme a noi, che se potrebbe anche, eccolo qui, viene qui, un applauso a Giovanni, che è sempre presente. Abbiamo anche il consigliere Quaglia, che ho visto pure prima, Carlo Quaglia, eccolo qui. E poi devo dire una cosa, che ho visto anche un tuo alunno Carlo Carletto, lo scultore Carlo Carletto, che mi ricorda sempre, perché lo volevano bocciare a tutti i costi, ma questo non è, e invece Mario diceva, ma un qualcosa di diverso, e insieme a lui abbiamo coltivato quel seme che era in questo ragazzo, e oggi possiamo dire, innanzitutto si è laureato per ben due volte, perché ha due lauree, ma è uno dei più giovani scultori che ha il nostro paese, non c'è ancora, comunque, no, l'ho visto, l'ho dato, uscito, ti voleva salutare, eccolo lì, ecco Carletto, lo scultore Carletto, il giovane allievo di Mario Guarino, Carletto, ti ricordi? Ecco, e questo è Mario, Mario è la vita di ognuno di noi, e non soltanto i primi piani. Scoprite cosa c'è dietro quelle, io ho segnato alcuni di alcuni quadri dove c'è la vanità, alla miseria, eccola. Provate a vedere, a leggere il messaggio e a scoprire tutto quello che c'è dietro. Quale amore, per esempio, l'altro, che bellissimo, il mondo delle meraviglie, no? Ce ne sono di là, il giardino dell'amore. Alcuni che veramente ti trascinano e ti portano alla vera realtà di vita, con questo progresso, no?
che è vertiginoso, quello che è vero oggi non è vero domani, questa, dopo la la cultura post-industrializzata del mondo ha portato alla globalizzazione, ha portato a dei concetti astratti. Ebbene, noi invece qui vediamo quali sono i valori vitali, i valori primordiali, quelli che contano, che sono quelli che Mario esprime in ogni quadro. Io vorrei chiaramente parlare di altro, ma è bene che godersi questo momento, esplorate questi messaggi e così ricorderete questi valori romantici che Mario Guarino ci ha sempre messo in evidenza. Grazie e buona serata. Colgo l'occasione di avere vicino a me un consigliere di zona che sicuramente avrà piacere di dare un saluto. Prego. Assolutamente, oltre che consigliere di zona faccio parte del gruppo responsabile del Sei Centro, quindi abbiamo deciso di puntare sul maestro Guarino prima di tutto perché la sua fama è chiara e oltretutto è della zona, la realtà della zona. Noi puntiamo molto sugli artisti di zona e invitiamo, ecco adesso il maestro Guarino ha un allievo, io non lo sapevo, maestro, questo è grave. Noi abbiamo la Fornace dove... Un allievo è qui, cioè... No, ma un allievo un allievo che oltretutto fa delle sculture. Noi abbiamo l'ex Fornace dove appunto è adibita per le sculture e questo potrebbe essere una cosa interessante per il suo allievo. Anzi, la invito a presentarcelo poi. Ecco. Carletto, vieni. Poi volevo dire questo, maestro, noi come consiglio di zona siamo onorati di accoglierla in questo spazio che è di tutti, comunque è lo spazio pubblico, e devo dire che sono contento che nella sua pittura mette al centro la donna. La donna come inizio di tutto. Ecco, con la storia che diciamo abbiamo in questi ultimi tempi. Ecco, l'origine del mondo. Ma abbiamo i problemi sul femminicidio, l'uomo non riconosce più la donna come al centro della famiglia. Ecco, questo è una cosa importante, io la ringrazio per questo, per questi soggetti che lei ci dona. E voglio dire un'ultima cosa, poi vi lascio così parlano anche gli altri. Sono orgoglioso che lei sia qui. Ho visto un altro consigliere di zona e di Chirico, Alessandro, se vuole avvicinare, intanto vediamo un momentino di passare la parola anche al nostro maestro qui, Mario, devi dirci qualcosa anche tu, perché lui è sempre, ha detto Borghi, il maestro ama il dialogo a due, perché lui a ognuno deve dire quello che sente, è giusto. Così devi continuare. Io concluderò con due parole. Intanto diamo la parola a Quaglia, un consigliere anche di zona. No, ex consigliere di zona 8, qui vicino. Io ho conosciuto l'amico Mario qualche anno fa e l'abbiamo fatto un'estemporanea all'Hotel Merio che ha avuto un grandissimo successo. Ecco, senz'altro anche questa volta porterai un successo nella zona dove abiti e poi anche la stampa senz'altro ti darà atto della tua capacità artistica. Ecco, in questi momenti l'arte si rivela ancora una volta una delle, diciamo, delle prerogative più importanti sia per i giovani, sia per i momenti in cui viviamo. L'arte non è mai una cosa... buttata al vento, ecco. Ecco, tu come hai detto prima hai degli allievi giovani appena all'inizio, ecco, riprendiamo da loro e portiamo in Italia tutto quello che abbiamo acquisito nel tempo passato. Ecco, auguro a te senz'altro un grandissimo successo. Vorrei dire che tra gli ospiti abbiamo il professore Cesare Verdoia, ex primario del Pino. Ecco, quindi... Grazie.
quindi anche da lui avremo bisogno di un parere su quei quadri che nascondono, ogni quadro nasconde un mistero. E il bello della tua operatività è proprio questa. Ecco, ogni quadro è un mistero, che uno si mette davanti a un quadro non rappresenta solo una donna, ma sotto c'è un qualcosa che bisogna scoprirlo, e questo è dovuto alla tua... Più che un mistero è un messaggio che io attraverso l'opera lancio a tutti voi. Quindi si tratta di interpretare anche personalmente, non di indovinare che cosa vuol dire il quadro, ma attraverso il titolo che voi vedete e l'opera stessa date anche una vostra interpretazione, perché se sentite quello che voi recepite è giusto, non è soltanto il mio soggetto che è stato colto da sensazioni, da fatti di vita, perché la mia tematica è sul sociale, la donna nella società, nella nuova società, quindi con tutte le sue problematiche, i suoi valori e forse qualche difetto pure. Grazie Mario. Grazie Mario, sono messaggi che veramente hanno il suo valore, la valenza che occorre dare oggi come oggi alla donna, e mi associo completamente. Mi ricordo Mario, quando siamo andati abbiamo fatto quella manifestazione molto, molto bella, e il critico d'arte disse, arrivato a un certo punto, e di Mario Marino dipinge il sognato. E voi provate a immaginare un bel sogno, no? E lo vedete lì. Io dico sempre, e lo dico, forse proprio Mario Marino sogna dipingendo, era questo che veramente, perché è unico, perché poi trasferisce le cose in un modo veramente da sogno, esattamente, e quindi veramente sono messaggi che poi rimangono. Grazie Mario, adesso vorrei un salutino breve da questo Carletto, nuovo artista, scultore, Marco, sì. Il più giovane scultore italiano, Carletto, io lo chiamo sempre il Carletto, prego. Allora, che dire su Mario? Ci siamo conosciuti alle medie, sono passati di anni. Era il professore tosto, duro, avevo paura di lui. Alla fine invece il Mario ha un cuore che batte, e dunque solo una corazza, la corteccia che è fuori, ma no, professionale, duro, che non si poteva assolutamente prendere in giro o fare anche i furbetti con i compiti, io mi ricordo. E poi la cosa bellissima è che se qualcuno si faceva fare il disegno dal genitore o dal sottoscritto, lui diceva: questo l'ha fatto Pinco Pallo o l'ha fatto il papà e non tu. Questo era fantastico, questo qui. Bello, scegliamo. ma sono ricordi che rimangono e me li porto nel cuore. E la cosa bella che... Però vi volevo bene. Assolutamente. Le cose si dovevano fare seriamente. Assolutamente. Infatti quello che ci lega, mi lega, che dopo tanti anni sono ancora qui a vedere le sue mostre. E dunque grazie per l'emozione che ci offre. Bravo Carletto, qualche volta però dobbiamo vedere un pochettino anche quello che fai, perché da parecchi anni che non ti vedo più, voglio vedere le ultime opere. Adesso... Ecco, abbiamo come al solito, uniamo sempre l'arte all'arte, e questa sera abbiamo l'arte musicale. E abbiamo un maestro molto conosciuto, non so, non lo vedo qui, ma adesso lo chiamo, il maestro Versiglia Giorgio, che è primo fagotto nel Teatro Donizetti di Bergamo e insegnante di fagotto poi al Conservatorio di Bergamo stesso. Con il suo complesso, che non vedo, saranno dall'altra parte sicuramente, che ci faranno ascoltare dell'ottima musica insieme all'Aurora Guarino, che è la figliola, una figlia d'arte veramente, una musicista che da molti anni, diplomata, esercita questa professione da molti anni, e con alcuni allievi, tra i quali c'è una ragazza che ha soli 14 anni, che si chiama Giulia. È giovanissima, ma suona molto bene, insieme con Francesco, che suonano insieme da qualche anno,
che ci faranno ascoltare dei pezzi di musica pregiata, ma nell'altra parte della sala. Ah, qui? Quindi sono già pronti? E beh, se sono già pronti avremo così l'onore di ascoltarli, e poi così verranno. Eccoli qui, un applauso al maestro Versiglia, all'Aurora, Giulia e Francesco.